Un'altra vittoria per il salto diretto in Serie D, a due giornate dal termine della stagione e con 5 punti di vantaggio sulla San Cataldese, il Gela è davvero ad un passo dal salto di categoria. Manca davvero poco per la matematica certezza che potrebbe arrivare già domenica prossima in casa del Dattilo Noir. Matematica alla mano, alla squadra biancazzurra mancano 2 punti. Una festa comunque che già si percepiva ieri allo Stadio Presti e che la vittoria sui palermitani del Castelbuono ha amplificato. A fine partita la gioia era davvero tanta tra tifosi, giocatori e dirigenti. Per il Gela, sesta vittoria di seguito. 3 reti tutte nel primo tempo. I biancazzurri hanno dominato in lungo e in largo, lasciando ben poco agli avversari. Pandolfo inoperoso, mentre dall'altra parte l'estremo difensore Fagone ha avuto vita difficile nel cercare di arginare la forza dell'attacco gelese con un Nassi sempre più scatenato e leader. Nella ripresa solo ordinaria amministrazione per i padroni di casa che hanno provato a mettere dentro la quarta rete ma senza forzare più di tanto. Gara che si è aperta al 20° quando Alma ha sbloccato il risultato finalizzando la bella manovra offensiva dei suoi compagni di squadra. Seconda rete di Scerra al 33° servito da un Nassi formato assist man. A piazzare la terza definitiva marcatura ci ha pensato come sempre lui, il bomber Maurizio Nassi, dopo aver messo a sedere tutta la difesa avversaria. Tris biancazzurro e gara praticamente chiusa. Nella ripresa poi non succede in pratica nulla, salvo qualche conclusione dalla distanza di Bonaffini ed il tiro deviato in angolo dall'estremo difensore palermitano sul tiro cross di Mincica sul primo palo. Gela che alla fine festeggia ampiamente e meritatamente sotto la curva Angelo Boscaglia con i propri sostenitori scatenati ed i classici gavettoni di rito all'interno degli spogliatoi. Domenica prossima in casa del Dattilo Noir, come già detto, potrebbe arrivare la certezza della vittoria finale del torneo. Un altro passo verso la Serie D, anche se quella in casa dei trapanesi sarà una gara tosta. Il pubblico di fede biancazzurra ha già in programma una vera e propria invasione in quel di Pacheco. Contro i trapanesi saranno davvero in tanti i sostenitori del club gelese a voler festeggiare con una giornata di anticipo la meritata promozione in Serie D dopo diversi lunghi anni di purgatorio.